Pronti? Pronti! Andiamo? Andiamo! Na putu sam, upravo smo krenuli. Idemo u jednu pravu avanturu. Da. Idem sa svojim prijateljima Italijanima i idemo putevima kojima se retko ide. Čujemo se, hvala ti, ćao, ćao. Srećan put. Ćao Ranka, srećan put i tebi, evo da nam je ono lep put. Krenuli smo u ovu pandavanturu, 4 dana kroz Srbiju. Iza nas su drugari Italijani, stranci, da im pokažemo kako je lepa Srbija. Come mai che parli così bene italiano? Serbo. Allora, diciamo, io sono metà serbo, mamma serba, e metà italiano, papà italiano. Allora, ragazzi, ben arrivati a questo viaggio che si chiama Pandavventura. Durerà 4 giorni e spero che vedrete la Serbia in un modo diverso, nonostante che siete qui ormai già tutti da parecchio tempo. La prossima fermata sarà Sremski Karlovci, dove giusto passeremo per farvi vedere un pochettino il centro, e subito dopo incomincerà finalmente un po' di off-road. Dai William, dai con l'off-road! Dove andiamo oggi? È il nostro primo giorno. E adesso piano piano stiamo salendo per le vie di campagna tra i vigneti di Sremski Karlovci, stiamo andando in cima alla Fruška Gora che si chiama Iriški Venac. Come mai che ha scelto proprio questi posti? Il motivo principale è che io, abitando a Novi Sad, naturalmente conosco queste zone, quindi è logico. E poi piano piano, come andavo a esplorare innanzitutto prima la Fruška Gora, dopo sempre più distante un po' tutta la Serbia, e così ho conosciuto questi luoghi di campagna bellissimi che non sono, diciamo, visitati dal turista classico che va a visitare solo le città. E perché vengono gli italiani qui? Ci sono 2 tipi di persone che vengono a fare questi tour. La prima persona che ama l'off-road, ma l'off-road leggero. Poi la seconda tipologia di persone che vengono a questi tour sono quelli che vogliono conoscere la Serbia, ma una Serbia autentica. Cercano veri sapori. Cercano persone vere, quindi loro sono contenti quando vedono un pastore, quando incontriamo qualche boscaiolo, quando incontriamo qualche donna che è nell'orto. Scambiare parole con queste persone, chiediamo sempre il permesso di fare delle fotografie.
solo un attimo, scusa Ranca, ma adesso devo avvisare i ragazzi, qui dobbiamo attaccare il 4x4. Sì. Ragazzi, qui adesso ci fermiamo dietro di me e attaccate al 4x4. Se è tutto a posto, datemi un segnale. Penso che tu hai spento. Ragazzi, adesso attacchiamo il 4x4. Se è a posto, ditemelo. Tutto ok, è entrato. Giuseppe 1, Giuseppe 2, a posto, ok. Solo un attimo che li seguo, che vedo che partono, perché diciamo per alcuni è la prima volta. È difficile. Solo un attimo, scusa Ranca. Giorgio, stai un po' più distante da Giuseppe, sai che dopo magari in certi punti bisogna prendere un po' di rincorsa, non si sa mai, anche se comunque oggi non c'è fango, quindi è piuttosto facile. William, è difficile guidare questa macchina Panda? Allora, noi siamo adesso su una vecchia Fiat Panda 4x4. In Italia questa è diventata un'autovettura classica, proprio mitica e amata moltissimo, specialmente per le persone della mia età. Abbiamo tutti iniziato a guidare sulla macchina del zio o della nonna, perché ormai quasi tutti ce l'avevano in casa, come seconda o terza macchina tutti ce l'avevano in casa. Qualcuno che non ha esperienze in off-road o in 4x4 velocemente subito si prende mano, e anzi dopo diciamo, se non oggi, domani dovrai guidare anche tu, Ranca. Devo provare? Assolutamente. Oh, ho paura! Vedi, questa strada! Ho capito. Allora, qui siamo arrivati di nuovo all'asfalto. Siamo riusciti. La prima parte off-road è finita. È finita. Ok. Dove siamo arrivati? Allora, adesso ragazzi siamo qui in cima alla Fruscagora. Questo è il monumento ai caduti della Seconda Guerra Mondiale. Secondo me è uno dei più belli monumenti che ci sono qui in Serbia per la Seconda Guerra Mondiale. Lassù è rappresentata la libertà con quella statua di quella donna. E questo è il punto che si vede girando intorno al monte, alla Fruscagora, si vede da tutte le parti. Giorgio, chi ripete? Vuoi ripetere questa storia? Allora, siamo in cima alla Fruscagora. Da quello che ho capito, da tutti gli angoli della Fruscagora si può vedere questo monumento, in cima al quale c'è una figura femminile che appunto rappresenta la libertà. E se posso aggiungere un dettaglio, le sei figure alla base del monumento rappresentano le sei repubbliche costituenti della Jugoslavia. È vero, bravo, okay. Bravissimo. Ma lui è giornalista, cavoli. ma tutti gli italiani lo sanno questo. No? Sì. È vero anche questo. Andiamo. Ok, ci va avanti.
abbiamo una bellissima vista, qui c'è la pianura del Srem e oggi diciamo c'è un po' di foschia, però si vede il fiume Sava da qui, lo vedete il fiume Sava? Sì, sì. E dopo un po' di off-road che faremo adesso, sul fiume Sava andremo a pranzare. Aide! Da ulazimo u onaj teži deo putovanja, kako bi ti rekao, zanimljiviji. I ovo je jedan klasičan šumski put. Ko prolazi ovaj put? Ovde isključivo koriste radnici koji eksploatišu šume, koji obaraju, znači to su radnici nacionalnog parka, jer ovo je nacionalni park Fruška Gora. Ti meni hoćeš da kažeš da mi ne znamo da ovaj put postoji ovako lep, pa, u ovoj divnoj prirodi, da ga ne koriste Vojvođani, Novosađani, Beograđani, niko u sve. Koristi ga, ali uglavnom za pešačenje. Mada, kao što vidiš, ovo je kolski put, moraš imati off-road vozilo, barem neko osnovno, kao što je Panda 4x4, da bi mogao njime ići. Nije slučajno što si ti ovo počeo da radiš, da se baviš na ovaj način turizmom, zato što ti je posao vezan za prirodu, za drvo. Moja osnovna delatnost je drvoprerada, to radim već 20 godina i zbog mog posla sam bio najpre primoran da obilazim koje kakve šume, koje kakve terene gde sam kupovao moju sirovinu i iz tog posla je nastala ova ljubav prema prirodi i prema vožnji off-road. E, adesso dobbiamo, possiamo fermarsi. Io vorrei andare a vedere i ragazzi. Ok. Che cosa stanno facendo? Okay. Come si sentono? Godono o no? Buongiorno. Buongiorno, Ranka, come stai? Ottimo. Io bene, andiamo. Adesso vediamo come guidi la macchina Panda. Oh, la super Panda. Fabrizio, come ti trovi qui? Qui oggi mi trovo benissimo. No, è veramente una bella esperienza. È diversa da tutto quello che ho fatto prima qua. Quanto tempo stai qui in Serbia, a Belgrado? Sono arrivato qui ormai da quasi 2 anni. E sono arrivato a Natale del 2016 praticamente. Io sono arrivato qui tramite un progetto universitario con l'Università di Tor Vergata a Roma e il primo colloquio con la scuola dove lavoro attualmente, che è la Milana Pavlovic Barilli, è stato organizzato proprio dalla mia facoltà. E fortunatamente poi, dopo un periodo di apprendistato, di praticantato all'interno della scuola, dopo 2 mesi ho iniziato a lavorare per la Barilli e poi ultimamente sto collaborando con l'università. Da dove sei venuto? Da Roma. Da Roma? Da Roma proprio. Sì, sì. Ti manca Roma? Ma non particolarmente, perché cioè prima di tutto noi romani come popolazione siamo meno inclusivi rispetto ai serbi. Cioè io da quando sono qui praticamente sono stato invitato a cene. Attento. Ci siamo? Ok. Devo andare piano. Quindi dicevo che da quando sono stato qui sono stato invitato a matrimoni, cene, slave. E a Roma non è proprio così, nel senso la gente deve prima prendere molta confidenza con una persona, prima di invitarti a qualsiasi tipo di evento. E poi l'altra differenza sostanziale è che praticamente Roma è 2 volte Belgrado. Quindi anche come città, come spostamenti, richiede molto più tempo. Richiede molto più tempo. Mentre a Belgrado in 5 minuti,
in 5 minuti, in 10 minuti si arriva in centro facilmente. Aspetta che abbiamo preso la parte, abbiamo fatto l'intervista nella parte più rocciosa. Sì, è pericoloso, ma andiamo molto piano. Ok. Le ragazze? Non l'ho mai vista. No, non le ho mai notate. No, cioè, veramente, ma ci sono ragazze a Belgrado, non ho mai visto nulla. No. Ma dove vivi tu? No, sto scherzando, le ragazze sono bellissime. Serkinje su prelepe i teške. I teške? Kako teške? Kao jezik. E, ajde sad malo na srpskom. Ajde, samo malo na srpskom. Zato što one su mnogo ljubomorne. Ja mislim, zato što imamo mnoge devojke i to je razloga, zato što one su ljubomorne. A ima puno devojaka? Imamo ci sono puno. Tante? Da, ci sono tante. Tante tutte belle. E che fanno questi ragazzi che sono gelosi? Cosa fanno? Controllano un telefono. È vero! Cosa fanno? No. Come no? Come non è vero? Controllano il telefono, guardano le foto su Facebook, chiedono con chi stai. A me è capitato di uscire con gli italiani. Quando sono tornato mi hanno chiesto a chi eri vicino quella sera. Fortunatamente ho detto la verità. Ho detto ero vicino a Yelena. Ah, e cosa facevi vicino a Yelena? È un'amica, cosa posso fare? E quindi... L'avventura 2018, Italiani a Belgrado. Ragazzi, siamo arrivati a Mačvanska Mitrovica, questo è un locale diciamo molto famoso che si fa da mangiare da Dio. Adesso vediamo come sarà e dopo continuiamo, andiamo fino a Krupanj. Che cosa si mangia qui? Che cosa suggerisci? Ma diciamo qui ci fanno una sorpresa, quindi vedremo adesso cosa, siccome sono amico del padrone, vediamo cosa che specialità ci prepara oggi. Živeli! Živeli! Cin cin! Salute! Sono tre cici. Bene. Oggi è il secondo giorno. Andiamo avanti. Adesso siamo arrivati a Dobry Potok, siamo a Krupanj e vediamo questa bella chiesetta. Vedete queste casette qui che ci sono, sì. Queste tettoie? Ogni tettoia di una famiglia qui di Krupanj, quando il santo del paese o il santo della famiglia vengono qui a fare i doni in chiesa e lì fanno il pranzo tipico. La slava. Ma diciamo fanno più
un picnic slava, diciamo, non è la giornata importante come la fanno a casa, ma per rendere omaggio al proprio santo vengono a fare qui anche un pranzo picnic. Ma ti ricordi in che periodo è stata costruita? Ma se ricordo bene siamo intorno al 1800. La cosa interessante che mi raccontava il parroco qui del posto, che inizialmente la chiesa era stata fatta giù. Dopo, per motivi, siccome c'erano ancora i turchi che dovevano non avevano il permesso, durante la notte l'hanno portata qui su e da quella volta è rimasta, ecco. Gli italiani sono curiosi di sapere, certo, la molto, nostra cultura, molto, e la mentalità. Molto. Poi questa tipologia di chiese qui è difficile da trovare, diciamo, in Europa occidentale, e quindi è una cosa molto interessante, molto, molto, molto bella da vedere, da ricordare, da fare le foto e dopo da raccontare in Italia. Quanti anni sei qui? In Serbia da quasi 17 anni. 17 anni? Sì. Come mai che è arrivato in Serbia? Sono arrivato per motivi di lavoro, per un progetto che durava 2 anni. Poi ho incontrato Slađana, che è diventata mia moglie, e sono rimasto qua un po' più a lungo. Slađana è bella come il suo nome? Un po' di più. Un po' di più. È dolce come il suo nome, ma più bella però. Che cosa fai adesso? In questo momento lavoro per Italian Food Bar, è un piccolo ristorante italiano con anche una piccola bottega di prodotti italiani. E c'è un bel vero sapore d'Italia in tuo ristorante? Perché sì, non si trova così spesso a Belgrado, in Serbia, un vero sapore del cibo italiano. Ma da noi non solo il sapore è autentico, ma credo anche l'atmosfera. Ci sono molti italiani che lavorano all'interno dei nostri locali. Ci sono dei camerieri, ci sono anche il proprietario italiano. Ogni volta che si viene c'è anche la possibilità di parlare con gli italiani, non solo di mangiare italiano. Sì, e pošto si 16 godina u Beogradu, znači da govoriš srpski? Da, pričam srpski. Naravno, mnogo bolje pričam italijanski, ali srpski možemo da kažemo da je moj drugi jezik. Slušam te i malo posmatram ovu okolinu, zaista je divno, divno. Slađanin roditelji imaju vikendicu ovdje u blizini, to znači ovaj deo već poznaješ, da. Je poznato. Poznat, ali ma mi mogu da vam kažem da ne možemo naravno često, ali i sa decom volimo da idemo po Srbiji zajedno. Volimo prirodu, kupili smo prošle godine plac na Kosmaju. A ja sam rođen na Siciliji, ali živio sam skoro 13 godina u Milanu. To znači, sa Sicilije sam, ali mogu da vam kažem da sam isto iz Milana. Ali kako neko sa Sicilije može da ostavi Siciliju, more i da dođe ovde da živi? A zbog ljubavi može sve da se radi. A sve zbog ljubavi. Da. Ali Srbija nije sada drugačije od Sicilije. Ali da budem iskren, jedino što meni nedostaje more. Thank you.
Allora, qui adesso siamo arrivati a Machkov Kamen, questo è un monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Si tratta della seconda battaglia dopo la battaglia di Zer, che è stata la prima battaglia nella Prima Guerra Mondiale tra austro-ungarici e l'esercito serbo. E in questo luogo qui sono morti circa 2.000 persone, 2.000 soldati, 1.200 soldati austriaci e 800 soldati serbi. Nel 1932 il re serbo ha fatto questo monumento, che in quel periodo si usava molto ricordare i caduti della cosiddetta Grande Guerra, e fino ad oggi è rimasto ed è un punto molto molto importante per la storia serba. Ma militarmente fu una sconfitta o una vittoria? No, purtroppo anche questa fu una sconfitta, perché si sono ritirati i serbi e anche qui purtroppo hanno tentato di bloccare l'esercito austro-ungarico, ma non ce l'hanno fatta. Anche perché l'esercito austro-ungarico aveva già passato la Drina e quindi poteva già occupare la zona. Esatto, li stavano schiacciando meridionale. E l'esercito serbo piano piano si stava ritirando sempre più indietro. Qui vicino adesso andremo a vedere uno dei posti più belli, che ci sono delle viste, c'è una vista panoramica bellissima. Vedremo il fiume Drina e in fianco alla Drina tutta la Bosnia. Ranka, vidiš, ovo je trenutak obožavam kad ih dovedem ovde, oduševe se i jednostavno ne mogu da stanu sa slikanjem, i kao što si videla malo časa, gde god mogu, oni samo staju i slikaju. Ko ne bi zanemeo pred ovakvom lepotom? Yeah. I još samo da ti kažem, vidiš dole, tu vidi se reka Drina, yeah. I sa desne strane je Bosna, a sa leve strane smo mi ovde u Srbiji. Yeah.